Peperoncini verdi impanati e fritti, ripieni di ricotta e provola. Vieni qua. Wow, questo scotta. Esagerata. Dai, cavolo, ma è bella ricotta. Fateli pure voi, che sono sensazionali. Allora, partiamo subito dai peperoncini verdi. Allora, voglio, per fare questa ricetta, prendete i peperoncini verdi, quelli là un pochettino più grandi, ok? Così è più facile anche da riempire. Ma guardate a me, piatelo curtire. Andate dalla parte questa qua di sopra, fate un taglietto, ma non scendete fino giù, ok? Cioè non lo dovete togliere questa parte qui. Poi schiacciate un pochettino, tanto bello, vedete, dovete sentire il crack, 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 ok? Pigliate e togliete tutti i semini. Allora, in pratica viene fatto così, vedete? Così, perché in questo modo, togliendo anche i semini, ci andiamo a mettere poi la farcia all'interno e poi vi faccio vedere il resto. Una volta preparati questi peperoncini verdi, mo' dedichiamoci alla farcia. Allora, guardate a me. Io mo' qua ho messo ricotta, ci vado a mettere un po' di sale, un po' di pepe, voglio qua ci vuole una bella grattugiata di parmigiano reggiano, che è tanto bella int. Facite una bella mischiata e adesso voglio come ultimo ingrediente una bella provola. Mamma mia, bella! Come ce l'andiamo a tagliare? Oggi ce l'andiamo a tagliare a pezzettini proprio minuscoli, piccoli, 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 e ce l'andiamo a mettere all'interno. Mischiamo tutto, guardate qua com'è bella. Adesso pigliatevi una sacca pa pasticcia lì, mettiamo tutto dentro e riempiamo i peperoncini. Pigliatela tanto bella e andiamoli a riempire. Guardate qua come sono belli. E poi chiudiamo naturalmente il tappetto sopra. Vedete? Mo' questi qua non ci resta altro che passare farina, uovo e pane grattugiato. Battete le uova, solo sale e pepe, ok? Tanto bene, mo' pigliate un peperoncino verde, lo passate nella farina, tanto bello, vedete? Poi lo passate nell'uovo, poi vedete, cercate di farlo passare per bene dappertutto, e poi il pane grattugiato. Per andare poi ancora più sul sicuro, ripassiamolo di nuovo nell'uovo, soprattutto in questa parte qui che si deve praticamente chiudere per bene e sigillare. Ci facciamo passare l'uovo dappertutto e ripassiamolo di nuovo nel pane grattugiato. Mo' wagyu ce lo mettiamo da parte perché fra poco lo andiamo a friggere. Ora facciamo salire l'olio a temperatura 170, massimo 180, ok? Andiamole a friggere tanto bello all'interno. Mi raccomando, voglio come sempre, bella croccante, croccante e asciutta. Guardate qua come sono belle. E ora una bella manciatina di sale, non molto. Mo' ci diamo ambientata tanto belle e siamo pronti a gustarci. Ed eccoli qua, vedete? Voglio, credetemi, sono spettacolari. Guardate a me. Mi ha mettato un po' che salo io. Un marone, guardate qua, guarda, aspettate. Vai un. Alla fine romano. Facetelo pure voi. Peperoncini verdi, impanati e fritti, alla fine romano, guardate qua. Mamma mia.